Ciao, bentornate a tutte. Allora, oggi domanda che sicuramente è quella più richiesta, cioè come far durare di più lo smalto sulle unghie. Non è un argomento tabù, dovete soltanto imparare che l'unghia va preparata per ricevere lo smalto. Così come quando facciamo una ricostruzione unghie, noi andiamo a preparare l'unghia prima di mettere il gel, così bisogna comportarsi anche nello stesso modo per lo smalto. Allora, buffer, questo sconosciuto, o limopacizzante. Innanzitutto dobbiamo tener conto che le nostre unghie hanno uno strato grasso. A chi più, a chi meno, abbiamo tutte quante uno strato grasso sulle unghie. È una patina che praticamente protegge la nostra unghia, o magari l'unghia si sporca o le usa. Ci sono tanti modi per descrivere le nostre unghie. Allora, l'unghia quindi ha questo strato grasso che è visibile ad occhio nudo, soprattutto quando andiamo a preparare l'unghia si vede la differenza da un'unghia all'altra. Cosa bisogna fare? Eliminare questo strato grasso, naturalmente senza eccedere, non stiamo parlando di ricostruzione unghie, dobbiamo soltanto eliminare quella patina che fa sì che lo smalto viene praticamente rigettato. Cosa dobbiamo utilizzare? In commercio ci sono svariati buffer, limopacizzanti, top coat, lima a 6 fasi, 4 fasi, 5 fasi, 7 fasi, quindi ne possiamo trovare tantissime in commercio. Quelle che io utilizzo di più e quelle con cui io mi trovo bene sono queste. Allora, questa qui è un mattoncino minuscolo, 1,90 € da Bottega Verde. Vedete, questo qua, piccolissimo, ma davvero valido. Di qua ha lo strato lucidante, come potete leggere, e di qua ha lo strato livellante. Possiamo andare ad utilizzare questo qui, visto che non è aggressivo, e andare semplicemente sull'unghia a passarlo. Non vi preoccupate, non graffia l'unghia, l'unghia è fatta da cheratina, da strati, noi dobbiamo andare soltanto a togliere il primo strato. Vedrete che praticamente l'unghia diventerà opaca. Quando siamo soddisfatte del risultato, vedete che l'unghia sembrerà proprio più porosa, più pulita. Vedete la differenza? Quindi, cosa ho fatto? Ho preparato semplicemente l'unghia, tutto qua, questo accorgimento. Questo accorgimento qua vi farà durare di più lo smalto. Stendiamo la base, stendiamo il colore e poi il top coat. Questa qui l'ho presa in un centro di costruzione unghie, è una base sempre opacizzante da questa parte e lucidante dall'altra. Si va semplicemente a passare, questa è davvero ottima, mi trovo molto molto bene. Poi mi trovo bene anche con questa lima a 6 facce di Deborah. Ci sono tutti i vari passaggi da fare. Buffer, smooth, even out, quindi shine, tutti i vari passaggi. E poi c'è quella anche per accorciare e per rifinire. Quindi ragazzi, dovete fare questo accorgimento, preparare l'unghia allo smalto. Mi raccomando poi, per far durare di più lo smalto, alla fine il top coat. Come top coat io utilizzo questo qua, lo trovate da Acqua e Sapone. Passare il top coat alla fine aumenta la durata dello smalto tantissimo. Aspettare che lo smalto si asciughi, quindi trovarsi e ritagliarsi del tempo. E io vi assicuro che lo smalto durerà, sicuro. Quindi ragazze, vi rimando al prossimo video. Fatemi sapere nei commenti voi come vi comportate, quanto vi dura lo smalto, così vediamo un pochettino se vi do qualche consiglio. Un bacione, ciao ciao.